Ciao amici, sto preparando per fare una bellissima festa di Halloween stasera. Ok, mia figlia ha adubato tutta la casa con tutte le zucche, anche le mandarini, diciamo adibiti o allestiti da paurosi. Ma adesso che cosa sta arrivando? Sta arrivando la bella stagione, sta arrivando la stagione natalizia, proprio una stagione che io adoro assolutamente perché è pieno, non lo so, di gioia, di festività, di divertimento e di tutte le cose belle. Però qual è il più grande problema delle festività? Il problema è di tenersi in forma. Quanto di voi dice: Gil, aiuto, sta arrivando le feste, come posso non ingrassare durante le feste? Beh, Foodspring ha avuto un'idea geniale, ok? Ha fatto un kit, 24 days for a fitter Christmas. C'è dentro questa scatola un calendario dell'avvento, ok? Proprio partendo giorno dopo giorno, puoi vedere ogni scatola è numerato, ok? C'è numeri, c'è abbiamo anche i pasti preparati e anche tantissimi consigli. Qui abbiamo la shape shake al cioccolato, abbiamo le barrette proteici, abbiamo le barrette vegan, anche crudisti, insomma abbiamo un sacco di diverse cose per tenerci giorno dopo giorno in forma, per arrivare proprio sotto Natale già pronti per veramente sfoggiare i nostri più pazzi desideri. Perché? Perché io lo dico sempre, la festa va festeggiato, insomma, noi non possiamo sempre stare stecchetto, non fa bene stare sempre a stecchetto, anche specialmente per il cervello. E guarda, noi qui abbiamo non solo tante ricette, ok, che la cosa è bello, ok, abbiamo anche allenamenti, ricette, consigli giorno dopo giorno, e ogni giorno ha la sua o ricetta o consiglio, così è un vero e proprio guida da affrontare questo inverno. Questo è pazzesco, si chiama shakshuka, che è una sorta di salsa di pomodoro con dentro le uova, super gustoso, super salutare, perché comunque ti appaga qua, ok, proprio questo cervello. Però parliamo anche di un'altra cosa: è normale prendere qualche chilo in inverno? È normale, noi siamo programmati per incassare più chili durante il lungo inverno, perché i nostri antenati purtroppo avevano dei problemi con il cibo, perché il cibo scarseggiava sulle piante, non c'erano tanti animali da cacciare. Di conseguenza, in modo atavico, che fa con il nostro corpo? Il nostro corpo comincia a incassare grasso da una parte per mantenere il calore, ma anche per avere una sorta di batteria per questo lungo inverno senza tanto cibo a disposizione, ok? Perché in estate siamo più magri, in inverno naturalmente abbiamo quei chiletti, 2 chili in più. Totalmente normale che succede così, non ci prendiamo il panico, ma noi possiamo fare delle cose per aiutarci. Possiamo usare la Shape Shake, che è ricco di L-carnitina che ci aiuta comunque di aumentare il sistema bruciagrassi, perché aiuta a trasportare gli acidi grassi verso i mitocondri, e grazie a un processo, una chiave enzimatico, aiuta questi grassi a penetrare le cellule del mitocondrio per essere utilizzate come fonte energetica. Ci possiamo muovere di più. Qui ci abbiamo un sacco di esercizi che la stavo guardando. Cioè i basici, ma i basici military plan, jumping jacks, sit-ups, iperestensioni, mountain climbers, crab reach, questi sono tutti questi esercizi basici, ma fatti con continuità, con costanza, tutti i santi giorni, quei famosi 10 minuti al giorno, tu vedrai i risultati. L'importanza è di farli tutti i giorni. Poi, come ti consiglio di affrontare il Natale? È semplicissimo. Dici 24, 25, 26, 31, il primo, il 6 gennaio, mangio quello che mi pare, come mi pare, quando mi pare, quanto mi pare, ok? E poi gli altri giorni provate di stare un po' più a riga. Altro consiglio della Jill: non fate la spesa ipergalattico, cioè non andare lì al supermercato e dire: vabbè, mi serviranno i terroni, c'è un'offerta sui terroni, allora compro 5, e ci sono i panettoni, io allora prendo 3 panettoni. No, il mio consiglio è di la spesa del 24 o del 25
fallo bene e compri il veramente il panettone più gustoso che c'è, ma uno, il torrone più pazzesco, magari quello sardo che proprio la puoi strappare, è quasi gommoso per quanto è fresco e buono, e le prendi uno. Ok, magari lo prendi, a me piace quello con i pistacchi, però comunque prendila come ti pare. Però la cosa importante è di godere veramente. Non copriamo il cibo spazzatura semplicemente perché abbiamo voglia di farci male. No, compriamo qualcosa che veramente vale la pena, ok? E poi teniamoci in riga, sempre grazie al nostro 24 Days of Fitter Christmas, grazie al nostro pacchetto che può arrivare con il nostro Food Spring, e così abbiamo 24 giorni per tenerci in riga, ok? Proprio prima delle festività. Secondo me anche sarebbe un eccellente regalo come Natale proprio, cioè regalala a Natale, perché è un kit carino per 24 giorni dopo Christmas, dopo Natale, quando le persone hanno magari fatto qualche eccesso alla tavola e di conseguenza si possono rimettere in forma. E l'altra cosa è di provare. Non dimenticate il mio sconto presso foodspring.it, è GillYT o Gill YouTube, e avrete un 15% di sconto e godete queste festività, perché le festività sono parte di noi, è importante godere. Però proviamo a farlo con saggezza, con prontezza, con prevenzione grazie a Food Spring, e buon Natale a tutti, perché per me da Halloween in poi è sempre Natale. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, condividetelo sulla vostra bacheca, ok? Scrivi like qua sotto e ti aspetto alla prossima con un vlog dedicato al benessere, dimagrimento, allenamento, chissà qualcos'altro nuovo ancora. Un bacio dalla Jill.